Io sono Francesca e oggi faccio vedere che cosa ho preso per mia figlia per il battesimo, quindi decorazioni, piatti, posatine varie, bicchieri. Comunque le stoviglie sono tutte in plastica 100% riciclabile. Insomma, ne ho dovuto prendere roba usagente, quindi non potevo prendere roba in ceramica, anche perché mi sarebbe e ci sarebbe e costato uno sproposito. Allora, adesso io giro l'inquadrato e vi faccio vedere tutto. Allora, abbiamo preso 300 bicchieri di plastica. Vabbè, sono tre pacchi alla fine. Perché abbiamo messo circa dalle 40 alle 60 persone, quindi insomma, abbiamo preso un po' di roba. E la stessa cosa vale per i piatti. Piatti piani, questi qui sono 30 a pacchetto, quindi abbiamo dovuto prenderne un po' di più. I pacchetti, quindi vabbè, fate conto 30, 60, 90, 120. Alla fine abbiamo preso all'incirca 200 piatti di plastica. Faccio vedere un'altra cosa, che poi ve la faccio vedere poi dopo. Non so se le utilizzeremo per il battesimo o per altre festività. Poi ho preso un mucchio di queste posatine qui, adesso io, perché queste cose qui di plastica così le ho prese io dai cinesi. Tutte forchettine, coltelli, forchettine, insomma, la quantità giusta per quello che ci serve, l'ho presa. Cinesi, così potete vedere, sono anche posate queste, sono anche cucchiai, questi sono pure bio, sono cucchiaini, insomma, per la torta eccetera. Benissimo, adesso li metto via e vi faccio vedere le altre cose. Le ho semplicemente messe in disparte perché siccome è tutto dentro la stessa scatola faccio fatica a metterli via, sempre farvi vedere le cose sotto. Allora, abbiamo preso, perché questi qui vengono da Amazon, li abbiamo scelti assieme, palloncini, che ho scritto il mio battesimo. Poi questi stecchettini qua, tranquilli, ho di presi all'ipercoop. Poi adesso ci sono un po' di cose, sì, vabbè, ipercoop, Amazon, eccetera. Allora, Amazon, questi qui sono dei coriandoli, con scritto baby. Gli stellini. Poi questi sono palloncini, mi sa che quel giorno lì avremo un bel da fare per gonfiare tutti sti cosi. Non so, penso siano 100 palloncini questi, addirittura. Vabbè, non me lo ricordo. Questo invece l'ho preso per coppa. Se non la utilizzeremo il giorno del battesimo, la si riutilizzerà per un compleanno. Qui sempre da Amazon ho preso questo, ho scritto il mio battesimo. È uno stemma di legno che, vabbè, ci sono anche questi coriandoli qua. Carofina, sì, non so, carofina, mi sa. Ah, no, c'è scritto anche battesimo, mi sa. Sì. Poi abbiamo preso delle scatole, queste qua dove dentro ci vanno i palloncini, che abbiamo quelli rosa, le lettere, praticamente sono quattro scatole con praticamente ogni scatola avrà una lettera e si andrà a formare la scritta baby. Poi abbiamo questo stendardo qua, stendardo, Dio, festone, sì, festone, vabbè, diciamo festone, il mio battesimo, come quelli del compleanno. Due tovaglie, perché questo qui è un pacchetto di due tovaglie rosa. Poi abbiamo dei set da battesimo, due di questi set qua, che sono per 24 persone, che questi piattini qui li riutilizzeremo, cioè li, non è che li utilizzeremo, scusatemi, li utilizzeremo solo per dare la torta. I bicchieri li utilizziamo. Quindi abbiamo questi piatti qua, per quegli altri di plastica un sacco, due,
questi set. E io ho voluto aggiungere anche delle altre cose. Adesso non mi ricordo dove ho messo quella cosa. Eccola. Ok. Adesso metto via un attimo questo. Ho voluto prendere dai cinesi anche queste cose qua, che di solito si usano per i baby shower, ma io le voglio usare per il battesimo. Quindi sono quattro di queste tazzine qua e sono cinque biberoni. Sono fatti benissimo, tra l'altro di questa tipologia qui abbiamo anche le carrozzine, che però le abbiamo già utilizzate per già un mese di versare dalla bimba, e quindi uno o due mesi versari, vabbè, e quindi niente, devo anche riprendere. Detto questo, io adesso vi saluto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!